arrivati in edicola al numero 7. E di cui Diego Bonesso, nel workshop che è avvenuto, ha dato dimostrazione pratica ai bambini di come si disegna un personaggio, come si imposta una figura, come si impostano le vignette, come si narra una storia a fumetti. E questo ha fatto capire quanto il fumetto, che sembra così immediato e di velocissima fruizione, sia invece un medium estremamente meditato. E soprattutto bisogna scattare il mito che a farlo non sono i computer, ma comunque sia sempre la mano degli autori. E infatti mi faceva sorridere Diego proprio dicendo, rispondendo a un papà che aveva chiesto cosa serve per iniziare, gli diceva appunto un buon insegnante, ma soprattutto sappiamo che serve il computer, si comincia con carta di grossa grammatura, matite morbide sul 2D, gomma e gomma pane, questo è quanto serve, dopo tanta applicazione. Questo dimostra come il fumetto sia un medium potente, versatile e che non costa molto fare e che può raggiungere davvero tutti. E vorrei ricordare anche un altro prodotto di Diego Bonesso, che questo viene edito però dalla Venezia Comics e trova soprattutto la strada delle librerie, le serie dedicate ai Capitani d'Italia. Come gli Stati Uniti d'America hanno Capitan America, tornata alla ribalta anche con l'ultimo film super effetti speciali Avengers Infinity War, in Italia abbiamo la serie dedicata ai vari capitani, tra cui appunto il mitico Capitan Venezia, scusate il campanilismo. Ma è un supereroe fatto molto molto bene, scansionato, e con la bella testa di leone. Quindi è un fumetto estremamente scanzonato, originale, che trova in quei matti che compongono il Venezia Comics un vero e proprio motore. E spesso sono nati anche Capitan Napoli, con i colori del Napoli, quindi un supereroe molto ben fatto che prende le mosse dai quartieri più poveri di Napoli, quindi un supereroe calato nella realtà e che ha molti rimandi al Darth Vader della Marvel, e niente meno che Capitan Palermo, e questo è una chicca, e il più vecchio di tutti i capitani, Capitan Novara. Capitan Novara, che è stato creato dal fumettista Fabrizio De Fabritis, un omonimo, sì, e che tuttora prosegue le sue pubblicazioni principalmente sulle tovagliette che vengono messe nei vassoi delle tavole calde del Novarese in provincia. Un metodo molto bello di far arrivare il fumetto a tutti attraverso quasi delle strisce pubblicitarie. E tutto questo, ringraziando anche Diego Bonesso per la gentilezza che ci ha abbiamo lasciato, che faceva tanti disegni ai bambini da presenti, vorrei passare invece a quello che è accaduto sabato scorso, dove ho partecipato a Treviso a un bel festival del titolo Pulgasari. Pulgasari è una specie di Godzilla, un mostro della mitologia che protegge i villaggi dei poveri contadini maltrattati da tutti i potenti, compresi i criminali. Al posto dei sette samurai abbiamo questa creatura che viene fuori dall'acqua e protegge la popolazione inerme. Quindi non poteva che trovare accoglimento questa mitologia tra il grande appartenente al centro sociale occupato Django, che ha un riferimento al Django Unchained di Tarantino. In effetti ha molti rimandi e loro non fanno mistero di questa loro provenienza, mettendo in piedi un bel festival pieno di musica, pieno di screening, pieno di una libreria alternativa dove potevano prendere testi e l'offerta era libera, molto molto bella, avete portato anche l'osteria per i cicchetti, i spunti istituzionali, e una cosa bella, molti appartenenti al Treviso Comic Book Festival, che avrà luogo in anteprima nel penultimo weekend di settembre. E dico sempre andateci,
che a parte rende onore a uno dei più grandi fondatori, che purtroppo è venuto a mancare, come ti accennavo, per un infarto improvviso, il buon Bragacce, questo festival si pone all'opera per incamerare sempre di più autori, ed è uno dei pochissimi festival italiani ad avere solo autori e niente cosplay. E questo sempre a dire. E per quelli che parteciperanno al futuro Carriso Comic Book Festival, ho potuto apprezzare enormemente una casa editrice indipendente, la Super Squalo Terrore, quindi già il nome è tutto un programma, che da qualche tempo sta pubblicando i volumi della serie Il Condominio. E questi volumi raccolgono varie storie di ordinaria quotidianità, follia e orrore in un condominio dove sembra quasi che l'alienità la faccia da padrone e ciò che non è alieno diventa spazzatura mangiata a sua volta da tutti i condomini. Una serie di lotta, di denuncia e fortemente disegnati in maniera molto underground. Lo segnalo proprio perché è necessario per forza, gli autori girano le fiere del fumetto e propongono questa loro opera davvero ben realizzata. E una piccola segnalazione in conclusione di questa breve carrellata per dire quanto mi è piaciuto questo piccolo festival al centro sociale occupato Django, e quindi viva sempre Pulcasari. I fumetti underground del collettivo La Clinica del Dottor Mabuse. Mabuse è il personaggio letterario cinematografico, uno dei cattivi del cinema espressionistico più amati nella storia del cinema. Il primo volume della Clinica raccoglie articoli, fumetti underground, il tutto in una edizione in formato A4, quindi molto grande, e con fumetti di forte sconvolgimento emotivo. Quindi consiglio caldamente anche agli amici di Colanti di cominciare a dare un'occhiata al fumetto underground e alla possibilità di veicolarlo tra i propri scaffali, perché dall'underground nasce il vero interesse nuovo. Detto questo, soprattutto perché dovrebbe avvicinare un po' di più i giovani. Esatto. Magari, insomma, una piccola percentuale, però si può sicuramente esporre, segnalare qualcosa che appartiene all'underground, perché comunque in genere l'underground si segnala per un disegno moderno, un'impostazione moderna che non può non attirare l'attenzione dei giovani. Assolutamente. E dovresti vedere la serie del condominio, a parte che è tutta a colori, quindi già questo è una cosa molto particolare, perché solo ad esempio certe serie Bonelli come Orfani sono a colori, ma queste sono a colori in un certo modo, cioè quasi un dipinto espressionista, e quindi sono il colore viene usato in forma espressiva per colpire il cuore del lettore. E l'impostazione è estremamente moderna, con vignette che sfolano, che si piegano, che cambiano impostazione, e anche la Clinica del Dottor Mabuse usa un disegno in bianco e nero classico, però con grande uso del tratteggio, quindi con diciamo un modo un po' più emotivo, ancora più legato alla manualità di certe cose, come il grattare con una lametta sulla vignetta per ottenere effetti di ombra particolari. Ecco, è un fumetto moderno, crudo, e soprattutto che arriva direttamente al cuore con la forza della sua semplicità. Ed è questa la cosa fondamentale, il comunicare emozioni. E il fumetto underground riesce a comunicarlo, andando appunto oltre le maglie del fumetto industriale, che lungi dall'essere sminuito, perché il fumetto industriale seriale ha le sue grandi qualità, e ricordiamo che in Italia il fumetto è l'unica realtà veicolata attraverso le edicole.
Quindi questa connessione tra letteratura popolare e grande distribuzione attraverso le edicole è una connotazione forte culturale per l'Italia, e il fatto che si stia perdendo così tanto dà una connotazione molto negativa al fatto di quanto poco in Italia regni una cultura della lettura, anche per il fatto che noi pensiamo alla letteratura in visione di un consumo, ma in realtà un'edicola arriva alle persone immediatamente e è sbagliato pensare a non consumare in modo diverso. Il lettore in questo caso non è educato come questa società è educata invece a consumare. Quindi proprio un ribaltamento netto della cultura imperante. Bene, allora vogliamo chiudere con gli appuntamenti, così diamo qualche indicazione un po' più concreta sulle scadenze prossime ai nostri amici edicolanti. Certo che sì. Una a cui invito tutti ad andare, e questo spero, è che domani inizia il Torino Salone del Libro, che ha una sezione del fumetto meravigliosa, e tra gli altri sarà presente anche il nostro caro amico Zero Calcare, che non mancherà di rilasciare copie. Copie firmate, naturalmente. Sì, firmate a suo modo, come te lo fa bello lui disegnata la dedica, quindi ne vale la pena. No, no, non per essere Luciano, che d'altronde ammetto lo sono, ma proprio perché veramente è una persona simpaticissima, disponibile, modesta. E questo è una grande cosa, dove spesso ti scontri con persone che si credono semidei o addirittura divinità irraggiungibili. Questo dimostra quanto in realtà la cultura a portata di mano non è un qualcosa che aliena dalle persone comuni, anzi. E una fiera che vorrei segnalare, e questo bisogna, è la settima Albissola Comics, in provincia di Savona, sabato 5 domenica 6 maggio, centro storico porticato di Via Aurelia e Via del Petto. E qui ci sono scusa, forse c'è qualche problema con la data, è chiusa quindi questa fiera. Aspetta. 5-6 maggio. Non ho finito, hai ragione. chiedo immensamente scusa. Prenotatevi per il prossimo anno. Non ho, infatti, è la Teramo Comics che volevo segnalare. Scusa. Vai. Esatto. Da 26 edizioni la Teramo addirittura viene fatta al campus dell'università, da tanto che è sentita la cultura del fumetto in quella zona. Quindi, a parte i cosplay che la faranno sicuramente da padrone, ma avremo molti autori, tra cui, e qui invito caldamente gli appassionati a andare, ci saranno anche molti autori di Dylan Dog. Quindi è una fiera molto connotato dagli autori e che ospita cosplayer dall'11 al 13 maggio. Quindi una fiera che sicuramente non deluderà ed è una delle più grosse fiere del meridione. Quindi a Teramo da dopodomani nel campus, esatto, universitario. Bene, allora se esatto, hai concluso con le date, io ti auguro buon proseguimento, buona settimana e a risentirci mercoledì prossimo, quindi. A risentirci mercoledì prossimo, dove parleremo anche, tra le altre cose, di quanto il fumetto tiri economicamente l'editoria italiana. Bene, mi sembra un bel titolo e sicuramente interesserà i nostri amici edicolanti che vogliono un po' capire di numeri, di diffusione del mercato e soprattutto di importanza del fumetto nell'ambito della carta stampata. A presto, buona settimana e buon lavoro. Buona settimana a tutti e buon divertimento. A presto.